Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi. Stiamo ancora, per grazia di Dio, in paradiso. Ci siamo qui durante queste puntate, ma soprattutto speriamo di andarci quando <ride> sarà il momento di varcarne le soglie. E la volta scorsa abbiamo finito di eh, gustarci. Eh, i documenti del Magistero autentico della Chiesa che parlano del paradiso, che descrivono il paradiso, per quanto possibile a intelligenza e a mente umana. Abbiamo visto chiaramente la descrizione del paradiso stesso, il tentativo anche di eh, inquadrare un po' che cos'è questa visione beatifica, questa visione di Dio per essenza, faccia a faccia. Attraverso i documenti che abbiamo passato in rassegna di Pontefici in due grandi concili medievali di Lyon e di Firenze. E oggi concludiamo, si spera, o almeno ci proviamo, andando a vedere cosa San Tommaso scrive sul paradiso. San Tommaso è stato è e per quanto mi riguarda, deve continuare ad essere, il punto di riferimento del pensiero teologico, quantomeno della chiesa latina per la straordinaria chiarezza eh, mh, proprio dottrinale che traspare dai suoi scritti e, ed anche per la estrema mh, competenza e precisione che ha e, anche nel descrivere alcune cose, vedremo questa sera, dopo aver sentito San Tommaso. Eh, sicuramente ci viene un, un ulteriore pochino di voglia di andare in paradiso. Ecco. Poi, come ben sapete, credo di averlo già accennato durante la traduzione del paradiso, chi vuole approfondire ulteriormente qualche altra, tra le poche cose però, insomma, divertenti, carine che si possono sapere del paradiso, deve sintonizzarsi anche sull'onda dell'altro ciclo di catechesi che sto, che sto facendo quest'anno. E che è appunto quello dedicato al, al libro di, di, di Teneramata, dove questa volta non l'autorevolezza di un così grande teologo come Santo Tommaso, ma la testimonianza di un'anima già beata ci racconta qualcosa di quello che si può raccontare e di quello che si può già da, do, già da ora conoscere e comprendere del paradiso. Ora, Santo Tommaso, molto sinteticamente, insegna queste cose. Punto primo, la felicità del paradiso consiste in primis ed essenzialmente nella visione beatifica, cioè la visione che i beati hanno di Dio a faccia a faccia. Questa è la felicità, ossia la beatitudine. Visione beatifica significa visione beato un fascio che ti rende immediatamente beato. Ora vedere l'essenza di Dio, però, spiega San Tommaso, e questo è, è possibile all'intelletto umano solo grazie all'infusione di quello che tecnicamente si chiama il lumen glorie. Che cos'è questo lume in glorie? È una disposizione particolare dell'intelletto alla visione, alla contemplazione della divina essenza, che è indispensabile per poterla guardare. Boh, mi si perdoni proprio questi esempi indegni, però per far capire qualcosa. Se io mi metto a fissare il sole d'occhio nudo, il sole d'occhio nudo non potrò fissarlo mai se ho un bel paio di occhiali da sole abbastanza potenti lo fisso meglio no? ecco, se magari mi metto dietro qualche, qualcuno di quegli sofisticatissimi strumenti che hanno eh, i moderni scienziati il sole lo posso guardare senza ciecarmi diciamo ecco l'essere umano conosce eh, l'essere umano che passa attraverso il battesimo e che arriva in paradiso conosce tre lumi un lume c'erano tutti gli esseri umani, che è il lume dell'intelletto, la capacità di conoscere, di comprendere la verità. Poi c'è un altro lume, no? Che è il lume della grazia. Chi sta in grazia di Dio ha una luce che altri non hanno. Gesù l'ha detto nel Vangelo: Io sono la luce del mondo in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, no? E, e lui è venuto per illuminare. Nei primi secoli i battezzati venivano chiamati non certamente nel termine che si dà oggi, eh. Gli illuminati. Cioè coloro che avevano la luce, perché? Eh, perché a differenza dell'intelletto umano la luce della grazia, che poi si sostanzia fondamentalmente sotto l'aspetto di luce, nella virtù teologale della fede, che cosa ci consente? Ci consente di vedere delle cose, di vedere, di conoscere delle cose, che l'intelletto naturale non ci arriverebbe. La Chiesa, nel Concilio Vaticano I, ha definito essere dogma di fede che la conoscibilità dell'esistenza di Dio è a portata dell'intelletto, cioè tu puoi conoscere che un Dio esiste, cioè un essere soprannaturale che è al di sopra della creazione che ha creato tutto e che gli ha dato vita, semplicemente facendo funzionare il cervello, ma per esempio che Dio è trino, non c'è nessun intelletto umano che ci possa arrivare, non solo che Dio è trino, che Dio è trino nelle persone e uno nella natura, che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Cosa dice Gesù quando eh, San Pietro fa la professione di fede? Beato te perché non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Eccetera. Quindi il lume della grazia ci consente già adesso di vivere alcune cose che senza la grazia non si hanno. Eh, il nostro rapporto personale profondo con Gesù, cioè, specialmente pensiamo a quelli che lo coltivano dinanzi all'Eucaristia. Come è possibile farlo? È possibile farlo nella misura in cui tu credi che dietro quella ostia bianca c'è il padrone dell'universo, e colui che infinitamente ti ama e quindi ti metti a pregare davanti all'Eucaristia, entri in un rapporto di... Di comunione intima con Lui, eccetera. No, sto dicendo queste cose per far capire. Allora, tutta questa roba, però, la luce della fede non basta per, per farti vedere Dio perché ti, rimarresti abbagliato. Ci vuole il lume in glorie, ecco questo per, per far comprendere. No, attraverso la disposizione del lume in glorie si può. E si realizza di fatto la visione beatifica. Che cosa succede con la visione beatifica? Qual è l'effetto di i primari effetti di questa esperienza straordinaria che auguro evidentemente a tutti eh, di poterlo vivere e vi chiedo di pregare per me perché, come ultimo, però ci possa arrivare quando Dio vorrà anch'io, perché siamo stati creati per questo, fallire questo e fallire proprio. La motivazione stessa della nostra esistenza, no? ora, numero uno, tale visione unisce immediatamente, vuol dire da subito e senza mediazioni, e per sempre a Dio. E da vita ad un godimento così profondo che non la creatura che vive questo non può più staccarsi. Da Dio stesso diventa ipso facto impeccabile subito e non può fare altro che amare Dio con tutto se stesso. Cioè quello che noi qui adesso cominciamo, qui sappiamo che è un comandamento, amare no? il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Volendo fare un altro riferimento interdisciplinare conoscere il mondo della divina volontà, per esempio, significa conoscere un po' meglio il mistero dell'amore di Dio, in fondo, e, e, e cominciare ad imparare, però far, farlo nella fede non è la stessa cosa che farlo in sede di visione beatifica, a fare cosa? A ricambiare con il massimo di noi stessi tutto l'amore che il Signore ci dà. nel momento in cui c'è la visione beatifica, questo, questo, questo fatto qui diventa, lì sì, automatico, automatico, pieno e perfettissimo. Qui no, eh, ma nella misura in cui abbiamo amato tanto Dio eh, sulla terra, quindi abbiamo conosciuto, accolto il suo amore e ricambiato, perché in questo consiste, detto proprio in due parole, la, 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 la quintessenza della, della santità. Quanto più lo abbiamo fatto, quanto più intenso, più profondo sarà l'abbraccio che vivremo in cielo. San Tommaso spiega che tutti hanno la visione beatifica, tutti quanti beati, ma anche la visione beatifica, non soltanto la gloria accidentale, di cui lo stesso Santo Tommaso parla, adesso lo vedremo, è proporzionata ai meriti. Cioè il godimento di Dio è la quinta essenza della visione beatifica: tutti i beati godono di Dio, perché se non godono di Dio non stanno in paradiso, perché Dio vuole a un certo punto darsi in questo modo sublime, perfettissimo alla, alla, alla creatura. È per questo che ci ha creati. Cioè, il raggiungere il paradiso è il compimento della creazione. Dio ha creato l'universo non perché ne avesse bisogno, come diceva Hegel. Un certo filosofo che era la causa dei, di tutti quanti guai posteriori, compresi alcuni che stiamo vivendo in questo tempo difficile, ecco, della storia sia della Chiesa che dell'umanità. E che dicevo: Ma Dio ha bisogno del mondo per essere Dio, perché? Perché se Dio è l'essere onnipotente, tutto è grande, deve essere adorato, che Dio sarebbe se non c'è qualcuno che lo serve e che lo adora. Questa, adesso la sto, la, la sto semplificando, ma questa gente qui pone i loro discorsi in maniera che un, uno sprovveduto dice, beh, giusto, è, è certo che è così, è, te pare. Che Dio sarebbe se nessuno l'adora? Se nessuno l'adora, che Dio è? Non funziona così, amici cari. No? Ecco. Dio ha creato il mondo non perché ne avesse bisogno, non c'è bisogno di, di, di qualcuno che... Che gli dia la soddisfazione di essere adorato, non gli serve questo all'altissimo, cioè, cioè provando a fare l'impossibile, quindi a entrare mi si perdoni che di questa cosa, nella coscienza che Dio ha di se stesso. Cioè, ma voi vi immaginate che cosa significa, cioè, essere cioè Dio? Ogni tanto ne dico, ne dico qualcuno, no? Pensiamo a cioè, Dio ha creato. Conosce perfettamente tutto quello che c'è nel nostro corpo umano. Allora, andatevi a fare una, una, una boffata dei libri di anatomia. Immaginate che significa creare soltanto il corpo umano, cioè, ci sta di tutto dentro di noi, cioè creare l'occhio. Ma creare l'occhio è un, un problema grosso, <ride> per noi, non per Dio. Ci sono nella creazione dell'occhio coinvolte una serie di leggi delicatissime della fisica, no? Anche la, la sostanza con cui ha fatto il nostro occhio, no? Il bulbo oculare, i, i nervi che stanno poi all'interno, la, la, la retina, le pupille, no? E le orecchie? Tutta altra cosa. Perché il senso del, dell'udito... Il timpano, il martelletto e la bocca: con tutto quello che c'è dentro la bocca, con tutte le papille gustative che c'è cioè, ca Voi capite, sto, 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 sto dicendo una cretina, ma ci rendiamo conto che significa? Che costui conosce tutto: ma se è tutto, tutto, tutto: la chimica, la fisica, l'astronomia. cioè eh, le, le scienze biologiche si pensano tutte le specie dei pianti de, 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 degli animali e questo è niente questo è quel poco che noi sappiamo di questo puntino meno di una punta di spillo in mezzo all'universo che è il pianeta Terra a ah, un essere così grande ha bisogno di qualcuno che gli dica ah tu sei Dio t'adoro ma lo sa, già da, lo sa già da se stesso e non è non, non, non può non saperlo Abbiamo, no? Siamo noi che dobbiamo riconoscerlo e concederglielo già da questa vita. Cioè, le persone che, per esempio, non si abbandonano a Dio, o non credono che esiste veramente, o non credono che è onnipotente, e un'onnipotenza che è, come dire... Il sostegno operativo, diciamo così, mamma mia che, che è difficile, del suo amore. Perché la quintessenza di Dio è l'amore, ce dice San Giovanni. Ma tu mi spieghi come fai ad avere paura se stai abbandonato nelle braccia dell'onnipotente. Io, facciamo un'altra riferimento all'interdisciplinarietà con tutte quante le cose che, che il Signore mette in qualche modo a fare, no? la famosa veglia di preghiera del sabato sera, fino a qualche tempo fa abbiamo letto il testo di, del padre Bamonte, la Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi, che raccomando a tutti, testo un po' antico, an, 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 uh, che, che ha qualche annetto, una quindicina d'anni, ma sempre attualissimo, il diavolo a un certo punto dice che la Madonna non ci ha avuto mai paura. La paura è il contrario dell'abbandono, dell no? Dice, manco quando gli stava ammazzando il figlio, manco quando diceva, ma diceva, che fai? Ancora adesso ci credi? Con tutto questo, questo dolore? E lei è imperterrita. Irremovibile. Tetragona. Da dove gli viene questa forza? Allora voi immaginate che cosa significa? Un pochino, non immaginiamo nessuno, proviamo a fare cioè, far, far uno sforzo, tanto sicuramente sarà diverso e molto meno di quello che è. Che significa contemplare attenzione questo essere con la E maiuscola, perché è l'essere, tra l'altro l'altissimo nel suo mistero trinitario. Tutto quello che fanno tra di loro le tre le persone divine, la loro distinzione, i loro vortici perenni, immutabili d'amore. Ah, detto a parole sicuramente è un impoverimento, cioè <ride> San Tommaso sapete che alla fine della vita voleva dar fuoco a tutto quanto perché ebbe una visione e, e disse sì, io ho detto pure qualche cosa di, di, di giusto, di bello, ma in confronto a quello che è, bruciamo tutto. Fortuna che non hanno bruciato però, <ride> ecco. allora questa visione beatifica dà vita a un godimento così profondo che non ci se ne staccherà mai più. E da quel momento in poi, dopo che la creatura per una vita ha detto al Signore: Io ti voglio amare e ti amo, da quel momento in poi allora tu stai con me, e da questo momento in poi ci cioè, ameremo per tutta l'eternità. E senza nessuna possibilità di alterazione o di separazione. Sapete come diceva Sant'Agostino, no? L'uomo che non è in grazia di Dio, quindi non ancora giustificato, attenzione ai termini, eh, non può non peccare, non può, quindi è sicuro che pecca, 100%. Invece l'uomo giustificato, l'uomo in grazia, speriamo che dovremmo essere noi, può non peccare, può non peccare. Non pensiate mai che è impossibile non peccare. Ho detto tante volte, lo ribadisco perché non fa niente, che qualcuno sicuramente l'ha già sentito, ho ripetito Jovan sempre, essere peccatore è cosa vera. Cioè io posso dire di me stesso che sono un peccatore, ma in che senso però? In che senso? Cioè I peccati volontari, i peccati mortali, quelli commessi ad occhi aperti, eh, sono presenti in me, si spera non in atto, ma in potenza. Cioè se Dio mi leva la mano dalla testa potrei farli e forse l'ho fatti pure in passato qualcuno. Per grazia di Dio adesso non li sto facendo e per grazie di Dio adesso... Sono preservato quantomeno dal commetterli. Perché? Perché con l'aiuto della grazia, se tu vuoi, non pecchi. Sapete quante persone mi contattano, mi dicono. Sempre, sempre. C'ho questo problema, c'ho questa debolezza, cado in questa cosa. Come faccio? Ah, guarda! La prima cosa che devi fare sempre per liberarti da un peccato devi rinunciarci. E la volontà su quello deve essere ferma e risoluta. Non te voglio vedere più manco scritta al muro. Non basta soltanto quella. Non siamo pelagiani. Ok? Poi ci vuole la preghiera e la vita di grazia, perché senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. E poi ci vuole pure la fuga dalle occasioni. Però, senza la volontà ferma e risoluta, tu puoi prendere tutti i canti sacramenti che vuoi, fare tutti i rosari che vuoi, eh, tu continuerai a peccare. E magari poi darà pure la colpa a Padre Dio, dice "Ma come con tutti i rosari che faccio ancora pecco?". Sì, puoi tutti quanti rosari che vuoi, ma se la volontà non rinuncia a quella cosa e eh, non è fermamente risoluta alla morte piuttosto che il peccato, e eh, tu non esci da quella situazione. Ora in paradiso amiamo Dio con tutti noi stessi e non possiamo fare nient'altro e questo è immediatamente la pienezza della felicità. Accanto a questa, che è in primis ed essenzialmente la felicità del paradiso, Dio ha disposto anche quella che si chiama la gloria accidentale. Cos'è la gloria accidentale? È il godimento di tutti quanti quei beni creati, altre creature, Integrano anche se di per sé non ce ne sarebbe bisogno, ma Dio strafà la gloria è essenziale. Anche qui, per quanto riguarda il discorso sulla gloria occidentale, proprio su quel, questo è proprio il tema affrontato nel libro. Di Tenera Amata, perché questa eh, santa ragazza spiega al suo interlocutore quello che almeno un pochino si può raccapezzare. Non tutto, però, qualcosa. cioè la gloria accidentale che beati vivono. Ora, Tostanto Moscoso dice che accessoria alla visione dell'essenza di Dio è la visione di ciò che Dio vede per scienza di visione, cioè ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. Capite che significa stare in Dio e poter vedere in qualunque istante, qualunque momento, istante della, della storia? Io non voglio sembrare banale, dico. voglio vedere com'era il mondo al, tem al tempo dei Romani, voglio proprio vederlo con gli occhi miei, voglio vedere com'era il Colosseo, voglio vedere com'era Roma antica. <ride> ma per Dio è un gioco, cioè, ro Roma antica, noi pensiamo che sia finita, ma Roma antica non è finita, Roma antica è... E scorre nell'eternità creata e nell'eternità increata di Dio stesso. Quindi, e la partecipazione a questa scienza visionis è proporzionale anche questa ai meriti acquisiti. La, la, la scienza di visione la chiama così San Tommaso. Si distingue dalla scienza di intelligenza, questa non è oggetto di visione beatifica. E che cos'è la scienza di intelligenza? Eh, Dio sa con certezza infallibile: attenzione, considerate tutte le variabili possibili, quello che in generale o nel particolare, quindi nella storia, nella storia della Chiesa, o nella mia vita e nella tua vita. Sarebbe potuto accadere in passato ma non è accaduto. Potrebbe accadere oggi ma non accade. Potrà accadere domani ma non accadrà. Anche questo, cioè, soltanto, voi immaginate che significa <ride> non soltanto sapere tutto di tutta la storia, di tutto ciò che è da quando l'universo è fino a quando sarà. Già questo ci vuole tanta roba. Ma voi capite che significa... Pensiamo alle vite, le grazie sprecate, no? Eh, Dio ha dato una grazia perché? Perché quella grazia avrebbe potuto dare quel certo effetto. Eh, se quell'effetto lo darà, <ride> questo dono entra nella scienza di visione. Ma se quell'effetto non lo darà, si passa alla scienza di intelligenza. Cioè il Signore vede dice. Se questa persona avesse fatto quello che gli ho detto, avesse valorizzato questa grazia, sarebbe diventato questo e questo, invece non c'è diventato. Io mi chiedo dal momento che questa chissà se i dannati, ma credo proprio di sì, vedranno pur senza evidentemente provarne alcun Godimento, quella che sarebbe potuta essere la loro vita se avessero fatto la volontà di Dio. Qualcosa c'è, perché l'abbiamo già visto parlando del, dell'inferno, no? il verme che non muore, eccetera, no? però vi immaginate che significa rivedere tutto quello. sarebbe potuto essere non è stato solo per colpa loro oh, un'altra cosa importante dice San Tommaso è che i beati vedono la pena dei dannati e per questo lodano Dio maggiormente alla nostra visione un pochino perché noi a volte abbiamo una visione un pochino lo dice anche Terena Amata nel suo libro mielosa smelanzata potremmo dire del cristianesimo no? adesso cosa sta? moda, come dire, scomposta della misericordia, abbiamo fatto di Dio delle cose di Dio una cosa che non c'è. I beati vedono la pena dei dannati e per questo lodano Dio maggiormente, perché un dannato se lo stramerita di essere dannato e ci deve stare lì. Perché un dannato è talmente perverso, è talmente spregevole, come sono spregevoli i demoni. Voi sapete che, che provate a andare a chiedere agli esorcisti come trattano i demoni. I demoni non si trattano con dolcezza, per esempio, o con carità. Assolutamente, i demoni si trattano con autorità e con autorevolezza. Perché non si meritano niente. E perché tra l'altro se poi si agisse in un certo modo con loro ricambierebbero con il disprezzo no? E qui molti pensano se il nostro caro si è dannato? Vi dico, ci sono tante fonti, tante rivelazioni che dicono se i nostri cari si dannano, per qui come, come, come lo vediamo da qui sarebbe... Una tragedia dagli effetti devastanti non come si vede da lì, perché vale anche per questo: cioè, un beato se c'è un familiare che si è dannato, eh, non soffrirà, stare tranquilli. Oh, I beati, secondo San Tommaso, fino a quando la terra esisterà, vedono anche e sanno ciò che accade sulla terra e questo perché possano pregare e anche a volte intervenire no pare che uno dei santi più attivi più solleciti a intervenire in tante situazioni anche da morto Lo sappiamo tutti che è il simpaticissimo oltre che santissimo padre pio ora la visione di beatifica fa scomparire tutti i desideri umani perché li soddisfa tutti allora, proviamo a pensare oh, ci abbiamo pensato ai desideri profondi che ci abbiamo dai li enumeriamo tutti quanti San Tommaso parte da quello che magari potrebbe essere misconosciuto come tale ma se ci pensiamo bene non è vero il desiderio di conoscere di conoscere bene, di conoscere con certezza in modo infallibile. Lì conosceremo la verità stessa. Allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto, dice San Paolo. No? Poi un altro desiderio, che speriamo ci sia in noi, anche se non è spesso così evidente, il desiderio di fare il bene, no? Cosa scrive San Paolo nelle lettere romane, dice? Ma che disgraziato sono, che disgrazia mi è capitato su questa terra. Che, 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 che purtroppo questo ci portiamo dietro come eredità del, del peccato originale. Io voglio fare il bene e quando mi metto in testa di fare il bene ho il male dinanzi di e molte volte faccio il bene che non voglio e non faccio il bene che voglio. No, oh, questo non è più possibile lì. Lì è impossibile staccarsi da, dalla, dalla virtù. Perché? Perché la ragione è illuminata direttamente da Dio. E si capisce cosa che dovremmo capire anche qui, ma che purtroppo qui non possiamo averne la certezza incontrovertibile, quindi rimanendo un margine di dubbio, rimaniamo sempre liberi di eh, usare il libero arbitrio e quindi peccare. Ma qui noi magari non facciamo tutto quanto il bene, facciamo qualche perché non abbiamo l'illuminazione perfettissima, noi non possiamo fare qui un perfetto discernimento. La nostra conoscenza, scrive San Paolo nel bellissimo inno alla carità, è imperfetta, imperfetta la nostra profezia, noi abbiamo dei limiti strutturali, non possiamo fare un perfetto discernimento. Le conoscenze più grandi che noi abbiamo dalla fede devono essere granitiche, ma sapete perché sono granitiche? Perché è la nostra volontà che dice questa è una cosa di fede. Punto, me possono venire pure a dire tutto quello che vogliono, posso... non si tocca. Però non è che non si tocca perché io vedo che è proprio così, no, perché me lo dice la fede e quindi io alla fede una piena adesione att dell'intelletto e gli faccio la fede, il sacrificio della volontà, nel senso che aderisce anche a cose che. E ci aderisce in maniera convinta. Certo, con la visione beatifica questa adesione è somma, no? Oh, diciamoci la verità. E non cominciamo a fare i falsi umili, eh? Tutti quanti noi desideriamo degli onori, no? Degli onori. Di essere riconosciuti per quello che abbiamo fatto. Di essere, l'onore è più che il rispetto. trattati bene. Ora, i beati sono dei piccoli re insieme al grandi re, quindi oh, onorati è eh, certo e si onorano a vicenda tra di loro oltre che agli onori diciamoci la verità la fama la fama o oh, quello è oh quello è essere conosciuti no? e acclamati come chissà chi o chissà che cosa Oppure la fame della, della gloria, variante in, in termini, no? Tutte quante quelle, quelle persone che stancano la vita a cercare qualche cosa che, o di realizzare qualche cosa che li distingue, così tutti quanti possono dire che bravo che sei stato. Mamma mia, meglio aspettare quello del paradiso. Ora, i beati sono glorificati da Dio. Quindi altro che fanno, glorificati da Dio, glorificati, cioè Dio, te, Dio stesso che, che, che gli dà gloria. Gesù nel Vangelo dice, dice, vieni bene servo buono e fedele. E la gloria dei beati è conosciuta da tutti. Cioè la gloria del singolo è conosciuta da tutti e ridonda tra l'altro a vantaggio di tutti. Poi quale altro desiderio viene soddisfatto? Il desiderio della ricchezza, no? Ah, parole sono tutti quanti distaccati dai soldi. No, 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 io i soldi, no, i soldi, io i soldi, no, 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 no. Io non ho... Niente, niente. Mi basta quello, mi accontento di quello che c'è per vivere e poi basta. Speriamo. Ora, Dio concede ai beati l'abbondanza di ogni Bene e attenzione anche qui faccio di nuovo un riferimento se si comincia a vivere nella divina volontà questa è un'anticamera quest quest del paradiso veramente reale cioè tu ti cominci a, vede a, a, a vedere circondato anche qui di ogni bene gli affamati di colma di beni canta la Madonna nel, nel Magnificat ed è proprio così poi gli uomini sono affamatissimi Quindi, grande desiderio di che cosa? dei piaceri dei piaceri quasi tutti illeciti ma anche di quelli leciti ora nella visione beatifica eh, tutti quanti i piaceri possibili e immaginabili leciti ci sono tutti sappiamo e anche qui facciamo un'altra un, un altro rimando interdisciplinare dal ciclo di carichesico fatto l'anno scorso sul peccato originale sappiamo eh, che l'unico piacere che non c'è in cielo, questo veramente lo sappiamo anche dal Vangelo, eh? il Vangelo di Luca. Qual è? È quello sessuale. In cielo non si fa sesso, mettiamocelo bene in testa. eh? E attenzione però, ci sono una montagna di beni anche sensibili, ma non si fa quella cosa lì, non casualmente. Quella è una cosa riservata a questa vita. E solo dentro il sacramento del matrimonio. Anche su questo è vergognoso come i figli di Dio oggi sono diventati completamente adeguati ai figli del mondo: macchiandosi di peccati gravissimi, tra l'altro, no? O oh, poi noi abbiamo anche il desiderio della conservazione della nostra vita. Quanta gente vorrebbe non morire mai se dici che che arriva la morte si agitano io, io credo che sarebbe più salutare fare il conto alla rovescia però sono punti di vista insomma no ora la conservazione della vita <ride> e chi te la tocca dinanzi all'altissimo ha pagato questo, questo desiderio dalla coscienza e dalla certezza cosciente anzi di essere immortali Tradi in paradiso eh dici, speriamo di poterla fare sta festa, eh. diremo. Oh! Appena sei lì dentro, appena vedi la visione beatifica, capisci che non ti puoi più muovere dall'altissimo, dici ragazzi, adesso cominciamo a dirti c'è un po'. Ma, ma davvero assai ma davvero assai? Oh, San Tommaso dice un'altra cosa. La fede, la speranza e la carità. Hmm. Eh, vengono meno la carità no si trasforma la fede e la speranza sì ma vengono sostituite da quelle che si chiamano le doti dei beati guardate che bellissimo questo qui no? allora la fede cosa dice San Paolo? Eh, la, la fede è il fondamento delle cose che si sperano ed è la prova di quelle che non si vedono perché se una cosa la vedi non la conosci per fede la vedi è finito ora le doti dei beati, la visione succede alla fede. Hai creduto e adesso ti vedrai tutto quello che hai creduto, e molto di più. Hai sperato, quindi dice, ah beh, arriverà, arriverà. E in forza della speranza mi sono liberato di tante zavorro, rinunciato magari a tanti piaceri terreni, perché dico se, se pecco mortalmente e mi prendo questo piacere terreno perdo il paradiso, io preferisco il paradiso. Ma adesso stai davanti a Dio. Quindi c'è la fruizione, fruire, cioè significa godere, usufruire, diciamo anche in italiano, no? succede alla speranza. E poi è la carità, è la carità rimane, ma in maniera più entusiasmante, più bella. La dote corrispondente alla carità è la dilezione, da cui deriva diletto, è il deliziarsi di tutto. Quindi, il lume, la dote della visione è l'abito che dispone l'intelletto a vedere Dio. La dilezione, il godimento attuale sommo dell'amato da parte della volontà e la fruizione è il possesso attuale di Dio anche da parte dell'affetto. E in forza di questa fruizione, sapete, no? che fino a quando siamo sulla terra dobbiamo familiarizzarci un pochino con questi termini, no? Noi ci chiamiamo viatori, siamo in via. In paradiso i beati si chiamano comprensori proprio in fatto che possiedono, quindi comprendono, prendono con eh, Dio attraverso l'affetto. Ora, tutti quanti i beati hanno una corona aurea, un nimbo, come vengono rappresentati. Cioè, questo è il premio della beatitudine dato da Dio a tutti i beati e anche questa è proporzionale ai meriti. E ci sono invece particolari eh, stati di vita che, eh, avendo richiesto l'esercizio eroico di alcune virtù difficili, avranno un'aggiunta nei premi accidentali. Le aureole le chiama San Tommaso. Aggiunta al premio essenziale della visione beatifica dovuta alla particolare difficoltà di alcune virtù praticate quali sono queste aureole? Sono tre c'è l'aureola dei martiri, cioè il martire è quello che ha dato il top più di questo non si poteva dare al Signore poi c'è il vergine, i vergini, quelli che hanno che non conoscono donna che non si sono contaminati con donne dice San Giovanni nel libro dell'Apocalisse o come Maria possono dire non conosco uomo e questi saranno un Un'aureola, è eh, un qualcosa di più. Oppure e la terza categoria, i dottori, quelli che si sono affaticati per una vita nell'insegnamento del Vangelo e della sana dottrina. Lavorando e faticando in maniera eroica, saranno premiati in questo modo. I frutti, infine, della beatitudine sono il surplus di godimento conseguente a quanto l'anima sulla terra era disposta alla vita spirituale. Attenzione, eh? eh. c'è un ulteriore surplus di godimento ancora, dice, ma con tutti questi che ci stanno non bastano ancora. No, un ulteriore surplus dovuto a cosa? Alla qualità della tua vita spirituale terrena. Quanto abbiamo dedicato alla spiritualità, alla preghiera. Eh, mo, mi, mi viene spontaneo, insomma, no, domani, la notte dal martedì, al mercoledì, il primo mercoledì del mese, eh, da, da un po' di tempo, ecco, ho deciso di, ho deciso, Speriamo che sia una cosa ispirata dal cielo ecco, di mandare in diretta streaming l'Emilia V. Giuseppe, che è una cosa che io ho imparato. E cercavo di fare insomma in qualche modo Beh, io dico sempre ma evidentemente che è una cosa che è completamente libera e accessoria anche perché è un gesto ascetico straordinariamente impegnativo che richiede anche una, una certa come dire, maturità perché la famiglia di Giuseppe di stare a pregare ci di seguito è, è tanto è abbastanza Però, ma chi fa una cosa di questo genere? Ma che il nostro Signore non, non gliela ripaga profondamente in questa e nell'altra vita? Ma certamente sì, quindi è obbligatorio farla? No. Ma chi la fa riceverà molte grandi cose dall'altissimo. Bene, siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi 5 minuti. Tiriamo un pochino le somme da tutto quanto questo discorso, chiudendo. Allora, il paradiso esiste, numero uno, ed è la piena realizzazione del progetto di Dio sull'uomo. In paradiso chi ci va? L Abbiamo visto la volta scorsa ed anche due volte fa. Ci entra chi muore in grazia di Dio senza più alcuna macchia da purificare, oppure chi ha terminato il tempo della purificazione, purgatorio. Ora, il premio essenziale è la visione beatifica della Santissima Trinità adesso si agganciano tutta quanta una serie di beni accidentali. Poi, per la comunione dei santi, gli abitanti del cielo conoscono ciò che accade sulla terra e intercedono per noi presso Dio. E sono anche i nostri esempi a cui dobbiamo conformare la nostra vita. Noi seguiamo i santi, non seguiamo i chiacchieroni che parlano specialmente dalla, dalla scatoletta del, del diavolo, no? Poi Oltre al premio essenziale vi sono, appunto, dei premi accessori per tutti i beati, la gloria accidentale. Ancora, il godimento ed il grado di gloria dei beati è proporzionale ai meriti. Quindi Dato che abbiamo soltanto questa vita per, per meritare, cerchiamo di meritarne il più possibile, no? Io oggi ho celebrato un funerale, io sempre durante i funerali cerco di, delicatamente, perché capitevo anche oggi la gente che viene ai funerali, di, di, di sollecitare, dico, guardate figli miei, cioè il problema della morte noi ce lo dobbiamo porre, eh? Che ci stava dopo, dopo la morte. Che stiamo a fare qui davanti a questo ferro? Perché in base a quello che abbiamo fatto prima, che si decide quello che sarà dopo dopo adesso non c'è più tempo quando c'è a finire dentro, dentro la bara quindi proporzionale meriti e infine vi sono state di particolare eccellenza tra i beati quelle che San Tommaso come abbiamo visto chiama aureole molto molto semplicemente Diciamo che è bene mettere, mettere un bel punto, avremmo ancora qualche altro minuto, però aprire un discorso diventerebbe un pochino complicato. Quindi grazie a tutti amici e per questa nuova puntata e, e ci aggiorniamo se Dio vuole. Alla prossima. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e ovunque.